tesoro. Ehi. Non mi hai più detto niente della tua nuova segretaria. Perché non li inviti a prendere un aperitivo qui da noi? Ma Simbala, da quando in qua ti interessi dei miei dipendenti? Da quando in qua? Conosco tutti i tuoi autisti, i meccanici, le mogli, di alcuni persino le suocere. Sì. Mi manca solo sta signorina Lorena. Lorena. Lorena, Lorena. Per esempio, potrebbe venire da noi questa sera? Vabbè, se proprio ci tieni, glielo dico. Ok, bisogna che vada dal parrucchiere però. No, perché tesoro, qua non ci farà neanche caso, potrebbe essere tua figlia. Ops, oh. Sì, amore, va bene, va bene. Sì, è arrivata tutta. Sì, puoi accomodarti. Non ti preoccupare, amore, ciao. È rimasto imbottigliato nel traffico. Succede, no? Ma sta arrivando, sta arrivando. Che mi stavi dicendo, Lorena? Lorena? Che lavorare alla Giri Mancini è un'esperienza stupenda. Ah, sì? In fondo si tratta di un autonoleggio neanche tanto grande, no? Pensa che qui nel palazzo ce n'è uno con il doppio delle auto. Sì, Fortunauto, non so sì, se... Sì, sì, lo so, il dottor Franco me l'ha parlato. Il dottor Franco, certo. Come dice lui, non è la quantità, ma la passione che fa la qualità di un'impresa. Questo me lo segno. Sì. Sta scrivendo un trattato sul noleggio delle automobili. Non sapevo di questa sua vena poetica. Sì, 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 perché la sua è la passione di un uomo che si è fatto da sé. Un uomo che nonostante tutto il successo che ha ottenuto è rimasto se stesso. Lui è, come posso dire, umile. Ecco, ecco. Esatto, non mi veniva in mente la parola. Tranquilla, vedendo Franco non verrebbe in mente nessuno. Beh, e poi è gentile. Tutte le mattine mi fa trovare il caffè sulla scrivania. E poi non vuole mai che aiuti a sollevare i pacchi quando arrivano i fornitori. Che lo faccia Romani, dice sempre. Lo pago. Già, è così, lo è così carino all'inizio, sempre. Per i primi 4-5, massimo 6 giorni. Poi, penso che... Poverina, la sua ultima segretaria l'ha mandata dritta dritta in ospedale con un esaurimento nervoso. Poverina. Oh, ma te non capita di sicuro, Sei forte. E poi è un maniaco, Oh, sì, sì, fissato con l'ordine, inflessibile sugli orari. Ma davvero? Ma io arrivo sempre 20 minuti in ritardo e non ho mai fatto storie. Dice, meglio in ritardo e felice che puntuale e stressata. Ah, detto questo, Ah, ma io ti consiglierei di dare un'occhiatina anche alla busta paga, perché sai, il dottor Franco si segna tutto, vedrai lo stipendio. Meglio in ritardo e sottopagata che puntuale e costosa, anche questa è sua. Ma veramente? Ma un uomo così passionale nel suo lavoro. Anche freddo calcolatore, dottor Franco e Mister Hyde. Mi sembrava così un bel lavoro. Oh, non ti preoccupare, Una ragazza giovane e intelligente come te, con tutte le esperienze che può fare, scusa. Lo dico nel tuo interesse. Finalmente sono qui! Ecco le due donne fondamentali della mia vita. Oh, ma non lo dite a mia figlia, E soprattutto non lo dite a mia madre. Ciao Lorena! Ma che traffico c'è a Milan? Ecco, dottor Franco, io volevo dirle... Ma quale dottor Franco? Su, parliamo tra amici, pane al pane, vino al vino. Ecco, appunto, io volevo dirle che sono venuta perché me ne vado via. Lascio il lavoro. Come? Sì, perché non mi trovo bene con gli orari e poi il caffè mi fa male. Il caffè? Sì, e poi non capisco niente di macchine e ho già avuto un esaurimento nervoso, quindi... Dove vai, io? Grazie, signora Mancini. Prego. Lorena. Addio, dottor Franco. Guardate. Dico, che gli è successo? Che ne so, sai come sono questi giovani d'oggi, no? Non hanno voglia di lavorare, di impegnarsi, non sono mica come te. Ho capito, tesoro, ma da domani all'autonoleggio devo ricominciare io a rispondere alle telefonate, alterando la voce, peraltro. No, il signor Mancini non c'è. Oh, io lì dentro sono il titolare. E se ti desse una mano la signora Mancini? Ma chi, mia madre? No, quella lascia la Roma. Che stai facendo, amore? Cerco la nuova segretaria. Cercare di esperienza questa volta, più grande, più matura. Sì. Hai visto anche tu, no, che queste giovani italiane... Sì, sì, infatti, c'è ragione, non gli vado a lavorare. Alle italiane non gli vado a lavorare e infatti queste sono tutte ucraine. Guarda questa, ad esempio, mi pare simpatica, no? Ma questa non è una segretaria, questa è una modella, guarda quanto è alta. Altamente qualificata, è bilaureata, sa quattro lingue e soprattutto ha tanta voglia di lavorare. Invitala da noi per un aperitivo quando l'hai assunta. Sì.